Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo con Antonella Somma, operatrice dell'Aquilone, e parliamo di alternanza scuola-lavoro, o di PCTO, e di cosa si intende lavorare nel PCTO dell'Aquilone, che cosa si intende fare alternanza nella cooperativa Aquilone. Allora, per l'Aquilone accogliere ragazzi in quella che era chiamata alternanza scuola-lavoro e che adesso è PCTO è un'esperienza di scambio e sicuramente di accompagnamento alla consapevolezza delle proprie competenze. Quindi da una parte significa osservare e elaborare insieme ai ragazzi quali sono le competenze che stanno mettendo in campo quando stanno affiancando gli educatori, tendenzialmente in questo caso di esperienza con il progetto WIP abbiamo avuto la possibilità di inserire 18 ragazzi e ragazze dell'Istituto Dalla Chiesa all'interno del centro estivo di Corgeno. E questo ha permesso loro di affiancare gli educatori, osservare che cosa fanno gli educatori, chi sono gli educatori, di sperimentarsi. Quindi per l'Aquilone è particolarmente importante l'aspetto della partecipazione attiva in un'esperienza di alternanza. Questo è un po' ho perso il filo. Capisco. Grazie. Quindi questi alternanti devono seguire degli educatori, devono aiutare, sono degli. Allora, loro hanno un po' il ruolo di, sì, di dare una mano, di aiutare, di osservare che cosa fa un educatore senza dare per scontato, no? Gli interventi o i non interventi degli educatori con i bambini e dall'altra parte poter mettere anche a frutto le loro competenze. Quindi c'è stata la possibilità di progettare anche una piccola attività da fare con i bambini, piuttosto che proporre dei giochi che non è scontato a un gruppo di bambini, proporre, spiegare un gioco e poi gestirlo. Per cui questo è un po' quello che di fatto hanno potuto sperimentare. Poi una parte particolarmente interessante che è stata possibile grazie al progetto WIP è stata quella degli incontri di gruppo, che di solito all'interno di un'azienda e di un percorso di alternanza non sempre si ha la possibilità di curare in modo specifico. Per cui è stato interessante vedere come anche il confronto tra di loro poteva aiutare a elaborare alcune situazioni, per cui anche quello era c'è stata la possibilità di sviluppare una competenza anche di confronto e rielaborazione tra pari, cosa che non sempre è possibile quando ospitiamo in progetti di PCTO. Immagino sia una cosa molto importante che porta delle competenze in più, cioè anche se ci si avvicina molto di più sia con i bambini che con gli educatori. Sì. E poi personalmente in questa esperienza di quest'estate, adesso facendo anche le valutazioni insieme ad alcuni ragazzi che hanno già terminato il percorso, è stato molto interessante come ognuno comunque ha conosciuto una parte di sé in più, ha messo come un accento in più su alcuni aspetti, per cui c'è chi ha ragionato sulla propria capacità di entrare in empatia con i bambini o con gli altri ragazzi della propria età o con gli educatori, c'è chi
si è messo alla prova sul mantenere una distanza con i bambini, perché avendo questo ruolo un po' di mezzo tra i bambini e gli educatori, a volte magari era difficile mantenere la distanza con i ragazzi o i bambini, questo soprattutto magari per chi ha fatto l'alternanza, per chi ha fatto l'esperienza di PCTO con il gruppo delle medie, con cui magari c'erano anche pochi anni di differenza. E questo penso che sia un aspetto un po' caratteristico dell'esperienza di PCTO all'interno dell'Aquilone. È come se gli alternanti avessero trovato una parte di quello che dovevano sviluppare dentro di loro e sono riusciti a svilupparlo alla fine, a trovare anche qualcosa che magari non avevano trovato all'inizio, cioè a sviluppare delle capacità che non si erano prefissati prima di ottenere con questo percorso. Sì, o che magari semplicemente sì, delle potenzialità che erano lì e che hanno potuto conoscere meglio. Per cui appunto quando parlavano di le ragazze parlavano di paure nella gestione dei bambini o altri timori che c'erano all'inizio, molti di loro poi si sono trovati nella situazione invece di potersi dire: beh, quella volta ce l'ho fatta, quella volta un po' meno. Io funziono di più quando c'è un gruppo piccolo, per esempio, e preferisco la relazione con un bambino, con due bambini, piuttosto che chi dice invece io mi trovo meglio quando mi trovo ad animare un gruppo più ampio. Quindi è proprio uno sviluppo di competenze e una consapevolezza maggiore delle proprie competenze e delle proprie caratteristiche personali. Per cui questo è sempre molto affascinante, esatto. Perché lo si scopre un po' assieme e quindi mi emoziono sempre quando poi vengono fuori questi aspetti, perché dicono del valore di questa esperienza in cui certo si sviluppano le competenze, ma anche si diventa consapevoli delle competenze che si hanno, ecco. Certo. Forse mi sono ripetuta, ma in effetti no, è un concetto che mi sta a cuore. Sì, è stato molto chiaro. Grazie mille, quindi, Antonella Somma. E noi ci vediamo in un prossimo video. Lasciate like e iscrivetevi al canale.